Serena Williams quasi mamma, il parto? Con epidurale. Super tennista, super donna, e, presto, super mamma. Serena Williams all'ottavo mese di gravidanza, e 23 tornei del Grande Slam vinti, non tradisce la sua indole, quella di, grande, combattente. E col parto che si avvicina, pensa già a quando potrà tornare sul ring. Ero certa che quando avrei avuto dei figli sarei voluta andare in pensione, ma oggi non è così, racconta sulla cover di settembre di Vogue America, immortalata dall'obiettivo di Mario Testino, col pancione ben in vista. Il prossimo obiettivo la fidanzata di Alexis Ohanian, cofondatore della piattaforma Reddit, ce l'ha già in testa, gli Australian Open del 2018. Lo so che sarà a soli pochi mesi di distanza dal parto, ma non mi tiro certo indietro, anche se sarà molto dura. In questo gioco deve andare veloce. Questa gravidanza mi ha dato un nuovo potere, o vinco o non gioco. E a proposito di potere, la 35enne è convinta di aspettare una bambina, mentre il futuro papà è di tutt'altra idea, la coppia ha preferito non conoscere prima il sesso, NDR. Alexis pensa che avremo un maschio, ha raccontato, io, invece, ho un forte sospetto che sarà femmina. Il motivo è semplice, due settimane dopo l'aver scoperto di essere incinta, ho giocato, e vinto, NDR, gli Australian Open e ho detto a Alexis che doveva essere una bambina perché sono scesa in campo con quasi 40 gradi e il bambino non mi ha mai dato problemi. Le donne sono più forti. Alexis thinks we're having a boy, but he have a strong suspicion that it's a girl, chiocciola Serena Williams is. 2 weeks after they found out, he played the Australian Open. He told Alexis it has to be a girl because there was a play-in in 100 degree weather, and that baby never gave me any trouble. Women are too that way. Tate linkino urbio to read the full interview. Photographed by chiocciola Mario Testino, styled by chiocciola Tonnegood, Vogue, September 2017. A post shared by Vogue chiocciola Vogue Magazine, on August 15, 2017 at 11:52 am PDT. Serena è poi tornata sulla scelta di farsi fotografare, sulla cover di Vanity Fair America, in dolce attesa e senza veli, adoro essere nera, e comparire sulle copertine è qualcosa di molto importante. Questo perché cerco sempre di essere una fonte di ispirazione per le ragazze nere là fuori, il successo di una donna dovrebbe sempre ispirare altre donne. Non sono una modella, né la ragazza della porta accanto. Ma non mi nascondo. Le donne americane sono tante e diverse e per me è fondamentale parlare a tutte loro e dare loro coraggio e conforto quando ne hanno bisogno, soprattutto oggi. E il parto? Non sono più di primo pelo, l'unica cosa che voglio veramente è un epidurale. Conosco molte persone che sono contrarie, ma ho già avuto un complicato intervento chirurgico e, se posso evitarlo, non ho bisogno di provare altro dolore. Gli unici dubbi più delicati la tennista li ha sull'essere all'altezza del ruolo, non sono mai stata portata per i bambini e non mi sento ancora pronta. È qualcosa a cui devo lavorare. Sono abituata a dire troppi io, a prendermi cura della mia salute, del mio corpo, della mia carriera. Quindi mi chiedo, sarò abbastanza brava? La risposta arriverà presto.